Ci troviamo qui oggi nel laboratorio proprio per la costruzione dei costumi di carnevale. Il nostro tema sarà Alice nei Paesi delle Meraviglie. I ragazzi si stanno adoperando tutta la costruzione di carte e costumi. Abbiamo voluto fare i costumi proprio alle nostre ragazze, insieme ai ragazzi della scuola, così il carnevale è più sentito. Quest'anno il carnevale sarà incentrato sui nostri ragazzi. Sarà un carnevale inclusivo, dove tutti i bambini, nessuno escluso, saranno i protagonisti. In questo carnevale ci siamo uniti tutte le associazioni di Mazara, tra cui Abilmente Uniti, Corro per Da, UNAC, WILDM, la Casa della Speranza, la Vivere Con, la SD Paralimpica Domenico Rodolico, la SD di Rudy Valentino, l'AM School, Fede e Luce, Matos Dance, il gruppo Folk e anche 3 istituti scolastici, la scuola Grassa, la Borsellino, il liceo artistico e il primo circolo e il scientifico. Ringrazio il sindaco e tutta l'amministrazione comunale per averci dato il patrocinio. La giornata si svolgerà in 2 fasi. La prima sarà la sfilata. Dopo, vestiti mascherati in maschera, rappresenteremo dei quadri di ogni favola e partiremo da Piazza Mocarta alle 4:30. Andremo per Corso Umberto, via Vittorio Veneto, via Agostino Di Marzio, Corso Umberto di nuovo, fino ad arrivare al Piazza della Repubblica, dove ci sarà il palco montato con luci, esibizione di maschere sul palco, musica, ballo e tanta 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 allegria. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare insieme a noi a un carnevale da favola. I ragazzi del liceo artistico parteciperanno al carnevale sociale inclusivo di Mazara del Vallo e i nostri ragazzi hanno realizzato i vestiti insieme ai ragazzi dell'associazione Abilmente Uniti e questo lavoro si è potuto realizzare soltanto perché la sinergia d'azione da parte di tutto il personale è ottima e quindi ed esiste e penso che il risultato sarà eccezionale. Comunque la cosa più importante è mettere in evidenza e stare bene insieme agli altri.